Emanuela Fanelli, Davide Donatello, numero 2 consecutivo. Questa non te l'aspettavi proprio, eh? No, per niente, assolutamente no, infatti è stata una sorpresa, mi stanno mandando foto di facce mie, penso che si veda che sembro un cerbiatto col tir a qua, però sono felicissima. Senti, visto che questo non te l'aspettavi, qual è stato più emozionante, quello dell'anno scorso o questo? No, ma neanche quello dell'anno scorso mi aspettavo, è diverso, questo ero proprio certa di no, proprio perché c'era stato quello dell'anno scorso, emozionanti tantissimo entrambi. Senti, adesso dopo 2 David consecutivi, come si fa a alzare ancora di più l'asticella? Posso candidarmi l'anno prossimo per miglior suono di presa diretta, a sorpresa, cambio categoria. Oppure puoi passare anche tu dietro la macchina da presa come ha fatto Paola, vedi che risultati. Sì, ma no, è presto. È prestissimo. Però un giorno ce l'hai questa idea? Per ora no, perché non credo di avere talento in quel campo, però uno, il lavoro è lungo, la carriera pure, e vedremo. Senti, ma a proposito di talento, invece, che talento registico hai scoperto in Paola? Cos'è che non ti aspettavi di lei dirlo alla macchina da presa? In realtà, conoscendola, mi aspettavo quello che ha fatto, è arrivata a questa tappa, all'esordio, alla regia, preparatissima, e quindi lavorare con lei sul set non c'era per nessuno l'impressione che fosse un esordio alla regia, era prontissima, capace, poi è un'attrice anche, quindi sa lavorare con gli attori, ma sempre gentile, sa tutto, sapeva tutto quello che doveva fare, sempre preparata, perché lei è così. Benissimo, allora salutiamoci facendo rivedere il premio e lo dedichiamo a... alla mia famiglia. Grazie e complimenti davvero.